Oggi si insedia ad Agrigento e insomma sarà il nuovo dirigente dell'anticrimine. E, insomma, lei è specializzata anche per quanto riguarda l'immigrazione in una terra che di immigrazione ce n'è tanta. Come affronterà questo percorso qui in questa città? Io spero di affrontarlo con il giusto entusiasmo, con grande spirito di iniziativa. Mi occuperò di un settore che rispetto all'immigrazione è sicuramente un settore diverso, però ormai tutto converge in un'unica direzione. E, sicuramente l'esperienza maturata negli anni scorsi all'immigrazione mi servirà anche per l'esperienza della divisione di polizia anticrimine. Da cui comunque ho fatto in passato dei passaggi sia alla Questura di Palermo che alla Questura di Messina. Sicuramente una provincia molto rilevante dal punto di vista della criminalità, ma una provincia importante in Sicilia anche dal punto di vista dell'imprenditoria e senz'altro in una posizione di rilievo. La Sicilia non è soltanto Palermo, non è soltanto Catania, non è soltanto polarizzata alle due estremità. Tra l'altro è un territorio che io non conosco dal punto di vista professionale, a cui mi approccerò con grande interesse.